Non era facile venire qui e vincere una gara, anche perché il BN in casa è una squadra importante, l'ha dimostrato perché non ha mai mollato, i ragazzi sono stati bravi perché oltre al tempo, il terreno abbastanza pesante, hanno cercato sempre di mantenere l'equilibrio, abbiamo colpito come sappiamo noi in contropiede, esprimendo anche un buon calcio, ma non era facile comunque giocare una grande partita dopo aver fatto una grande partita contro il San Gallo. Era importante vincere, però bisogna fare anche complimenti al BN perché è veramente una squadra che gioca bene al calcio, è il calcio che piace a me, che non mollano mai, per cui ti ripeto, doppio complimento ai miei ragazzi perché non era facile proprio oggi vincere qua. Tutta la squadra è stata eccellente, il reparto difensivo forse di più perché nel momento in cui c'era da soffrire la squadra è rimasta compatta, per cui i complimenti vanno a tutti, non soltanto ai tre davanti che concludono l'azione, ma a tutta la squadra perché è veramente un grande cuore. Noi dobbiamo pensare di giocarci partita dopo partita, dobbiamo essere concentrati e bravi a non mollare mai la presa, abbiamo deciso comunque di concentrarsi partita dopo partita perché questo è un campionato molto molto strano, molto, molto, molto particolare, per cui dobbiamo cercare di fare più punti possibili, poi alle fine delle sei partite vediamo quello che succede. Abbiamo uno scontro diretto, cercheremo di onorare questa partita e andremo avanti come sappiamo fare soltanto noi. Bisogna mantenere più la palla perché la partita deve finire, però i miei hanno deciso di farmi scoppiare il cuore e loro si divertono. Sì, però questo è un calcio molto particolare dove loro, proprio il BN ci insegna, gli avevo detto anche i ragazzi, 3-0 contro il Vaduz hanno fatto tre pari, per cui era una squadra che anche se prendeva due gol continuava a giocare, infatti così è stato e loro sono stati bravi comunque a mantenere l'equilibrio e potevamo fare ancora più gol, però va bene così. Il calcio è fatto di episodi, noi abbiamo la classe di Bonanni e ce la teniamo stretta. Solo i grandi giocatori riescono a fare questi gol, ma lui comunque ne ha fatti tanti così. Però merito secondo me è stata la squadra che ha sofferto nel momento in cui c'era da soffrire. E, ti ripeto, dovevamo tenere più palla, però questa è una squadra che dà sempre il massimo. Sul 2-0 la partita doveva finire, però ti ripeto, loro hanno deciso di farmi scoppiare il cuore. Fino alla fine... alla fine mi fanno soffrire. Senghier abbiamo deciso di tenerlo fuori perché comunque era un po' affaticato, perché veniva comunque da due partite importanti col Vaduz in casa col San Gallo, aveva un po' di affaticamento, non si era allenato bene, abbiamo deciso comunque di farlo riposare anche perché dietro ci sono altri giocatori, altri compagni con altre caratteristiche ed è giusto che giochi chi sta meglio. Adesso lo aspetteremo questa settimana, sicuramente starà bene e andremo avanti.